60 espositori, circa il doppio del 2019, provenienti da 10 regioni italiane, 130 marchi e sigle rappresentati, 26 natanti esposti, particolare attenzione all'ambiente con la proposta di un modello di imbarcazione sostenibile al 100%, sono alcune delle peculiarità dell'ottava edizione del Salone Sottocosta, in programma al porto turistico di Pescara dal 20 al 22 maggio, organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, Marina di Pescara e Assonautica con ingresso libero. I bambini potranno sperimentare il simulatore di vela alla vasca per la piccola pesca, incontrare i cani da salvataggio e le tartarughe. Per i più grandi invece sono previste uscite in barca per il cosiddetto battesimo del mare e aperitivi dalle 18.30 alle 23 a base di pesce azzurro e vino bianco organizzati in collaborazione con il Flag Pescara. Confindustria Nautica quest'anno ha patrocinato l'evento. L'industria nautica italiana ha un moltiplicatore di 10 a 1, che vuol dire che per ogni dipendente occupato se ne generano 10 nella filiera diretta e indiretta e per ogni euro di fatturato se ne generano altri 7 in modo diretto e indiretto. L'Italia inoltre è leader mondiale nella produzione di imbarcazioni da diporto e natanti ed è prima nella produzione di super yacht con il 51% degli ordini globali. Il 20 maggio, a partire dalle ore 11, nel padiglione Daniele Becci del porto turistico Marina di Pescara sono previsti due appuntamenti: la presentazione del 10° rapporto nazionale sull'economia del mare a cura di Informare, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina, a seguire i primi risultati del rapporto sull'economia del mare nel Medio Adriatico a cura dell'azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti Pescara, in crescita anche i numeri del premio del design nautico che è fiore all'occhiello di Sottocosta fin dalla prima edizione, che ha visto arrivare 22 progetti da tutta Italia a tema houseboat. Sempre a proposito di design, sabato 21 maggio, nell'ambito del Salone delle Idee dell'Innovazione, verrà conferito il premio alla carriera al professore e architetto Giovanni Zuccon.